Ladies and gentlemen, oh, yeah, people, this is showtime, a belli di casa, a belli mia, iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale No Profit, se non vi piace quello che dico, come lo dico, dove lo dico, perché lo dico, quando lo dico, da che città lo dico, in che modo lo dico, levatevi dal canale, è in un momento dove la democrazia è un'oasi nel bel mezzo del deserto, vi lascio fare come vi pare, a belli di casa. Provo a fare un video così di mezzo, senza strillare, senza essere sudato, senza non avere le parole, senza non avere voce. Allora, parliamo d'Italia, parliamo di Adieu les Bleus, e parliamo anche di Lazio. Molti mi chiedono, anzi iniziamo proprio dalla Lazio. Molti mi chiedono, no, non sta a dire più niente da Lazio, non sta a parlare più da Lazio, non dici più niente da Lazio. La prima cosa, non parlo di Lazio perché c'è poco da parlare, in quanto i giornalisti fanno solo cazzate, chiacchierì, qua qua qua, tricche track, bombe e patatine, soprattutto per vendere i giornali in un periodo che di mercato c'è solo quello rionale e quello dei paesi lunedì. A differenza di altri youtuber che io rispetto, ognuno la vive come gli pare, penso che i pochi immigrati, ma no, visto che pure quell'altro fanno, io da immigrato Giovanni Bartocci per un mese ho deciso di lasciare da parte la Lazio leggermente, anche perché è un mese. Certo, se domani torna Felipe Anderson o firma quello, quell'altro sopra o sotto, certo che ci faccio il video, ma dato che non c'è niente in questo momento, è inutile continuare a dire cazzate o fare video per... non sono nemmeno come altri youtuber che stanno guardando gli europei per guardare e per supportare i presunti giocatori che andranno a giocare nelle loro squadre, parlo di tifosi della Roma, dell'Inter, del Milan, della Juve, che guardano quelli, ah, hai visto quello da... No, io non sono così, sto tifando indistintamente per qualsiasi giocatore della nostra fantastica nazionale. Vi faccio vedere il classico track dei pompieri a USA, USA numero 9, fatalità. E di conseguenza, ragazzi, non vi aspettate niente da parte mia di queste italiotate, come ho insultato sotto ai commenti alle persone, agli youtuber che dicevano a me non me ne fotte un cazzo niente dell'Italia, tipo altre squadre. Io l'ho scritto perché io l'ho scritto. E poi niente, ragazzi, pensate all'Italia, come fate ancora a insultare le altre squadre in un momento come questo. Io, vabbè, sarà perché appunto vi dico, io da povero immigrato la vivo così. I rumori che sentite, sì, fanno parte del nuovo Lazio Club, del nuovo ristorante, del nuovo noi. Non so quando, non so perché, ma sta succedendo. Italia. Allora, un'altra volta, Adieu les Bleus. Adieu les Bleus. En samba pe. Adieu les Bleus. Io non sono uno di quelli che piace pian giro, lo vedete. Soprattutto anche nel campionato. Però la loro spocchiosità, e come dice il grande Danilo da Fiumicino, pensa che ogni volta che prendi in giro un francese lui non si è lavato il culo, fa ancora più bello. L'Italia abbiamo giocato delle squadrette, io dicevo, oh, ma che sei chermo, mi dicevate non te fomenta, abbiamo giocato con le squadrette, e già squadrette. Bella architetta, ne vai, com'è? Ma non dobbiamo fare un meeting noi? Sì, domani mattina. Domani mattina. Architetto Gobbo, come giustamente se ne va domani mattina. Un po' come, vabbè. No, per quanto riguarda l'Italia, per me la partita contro l'Austria era la partita difficilissima,
perché dovevi a tutti i costi vincere, eri il favorito, quindi c'era poco da fare, poco da dire. E sei partito contratto, te sei pure un po' cagato sotto, siamo onesti, il secondo tempo, come l'ho detto, però è una squadra. È una squadra non fatta di campioni, non vi dico secondo me chi è l'unico campione sulla carta, perché sennò e non è Ciro Immobile, vi dico questo, almeno state tranquilli. C'è tanta in questa Italia, fino adesso ho visto tanta Lazio, dice vabbè che è tanto, vi sto dicendo così. Ho visto tanta Lazio con due gol e due assist, ho visto anche tanta Roma, Spinazzola due volte miglior giocatore, ho visto tanta Juve, tanta Atalanta, tanto Sassuolo. Ragazzi, io sono contento, sono molto contento. E adesso adesso ci giochiamo, come va. Comunque per me è stato un successo, anche perché quattro partite vinte, quattro gioie, per la prima volta la terza partita già è ripassato, quindi io sono contento. Sapete ragazzi, voi non vi rendete conto, ma non è che quando tu vedi, per esempio ieri vedevi in giro i francesi a testa bassa o i svizzeri, cavaglietta da Svizzera. Per questo io vi dico, la Lazio l'ho messa da parte per questo mese, non perché non mi interessa, vi ripeto, lo sapete, è dentro al sangue, è la mia vita la Lazio, però adesso da italiano all'estero, qui, oggi, domani, sempre orgoglioso di essere italiano, perché noi siamo italiani e a tutti questi non è che gli piacerebbe, de più, dai!